Vita, come dici pronto per cosa? Coglione, certo che sono pronto, pensavo che stavi a parlare un'altra cosa. E di che parlo? Cioè tu riesci a pensarlo? Te devi ammettere a fa polemica sulle cazzate, adesso. Ma se invertimi i ruoli, e se scemo? Prendo via i sacchi quei soldi, perché io sta cosa della pistola ho paura che non mi esce bene. Cos'è che non deve venire bene? La pistola è finita sotto i giorni che stai a fare le prove. Ma fino a basta, devi mettere ansia. Sbrighiamo su che tardi, ho da sti cosi. Ma dove devo andare? Sono vestito bene, che dobbiamo fare? Devi fare ripetizioni al figlio dell'amico mio, te da 20 euro l'ora. Ripetizioni di che? Amore, di che? De scuola, ha studiato tanto. Che materia? Aspetta un attimo. Andiamo se un caffè. Me lo fa un orzo in tazza piccola, per favore?
Che c'è sta in bagno, signor? Giù per le scale in fondo al corridoio. È occupato. Grazie. Ma vuoi il caffè? No. Puoi evitare di farmi mettere sta roba sul motorino? Te la sei giocata proprio male. Ancora? Ancora che? Qualcosa te la potevi inventare, no? Ma che mi devo inventare? Quello cercava ripetizioni di greco. Io so geometra, che mi invento? La prossima volta, se dobbiamo fare una cosa che mi riguarda, avvertimi prima, così evitiamo di far figure di merda, no? E io quella del coglione. Ancora che cerchi. Tanto non arriva. Vabbè, dovrà arrivare prima o poi. Lo odio sto postino. No, è morta, ma volevo dire, è stata una cosa improvvisa. E qua non lo sapeva nessuno che moriva. Quello... A noi ci pare ancora viva, questo volevo dire. Quindi, la dico, la pensione la via o non la via? R11, questo glielo ho già detto, R11. Attendo. Ma pace pace oggi, eh? Certo, come no? Mi sa che ce lo paga l'affitto senza pensione di nonna sto mese, eh? Pronto? Vabbè. Oggi no, eh! Ermene oggi no! Digito. Ma stessa di attaccare? Che te frega, sta tutto? Sto sta tranquillo. Ma tu guarda, mi gira uno. Faccio un'altra pupa, chiamo Giulia, come nonna. Quanto te passava? 200 euro buoni. 200 euro? Ci dico come sa. E come faccio, mo? Te rangi, senti che cagnera che fa questo. Dai, state calmo, vieni qua, Romolo, lascia per... Dai, via... Piate le gocce, state calmo, lascia perdere!
Ah, mi dici? Oh, ma se bussa? Ma che sta a fare? Niente, sta a pensare a nonno. Era giovane. Ma a fumare. Ma che te chiede pure la caparra? Ci faceva fatta la bocca, capirai, appartamento tutto nostro. Vabbè dai, io voglio passo. Oh, a me che non mi passa, amore. Senta il cazzo. Chi lo dici? Andiamo a letto, va. Che domani è la giornata adesso. Notte. Grazie mille, alla prossima. Le sembrano bagnati? No, perché se io le chiedo una cosa, lei quella cosa mi deve dare, capito? Signora, però qui c'è scritto agitare bene prima dell'uso e applicare su capelli bagnati. E secondo lei io che cosa ho fatto? Va bene, facciamo così. Mi prova questa qui. Ah, me lo cambia? No, signora, perché oramai il flacone è aperto, come gliela cambio? Oh, certo. Che stupida. Così sono brava pure io. Ciaone, per me potete pure chiudere. Ma che sta a fare? Scusi, signor, sta a passare fuori là. Si è santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Si è fatta la tua volontà. Non vogliamo aiutare questa professione. Io le dico per nonna, coraggio, però ci stanno a guardare tutti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Ci posso credere, pure il segno della croce si è fatto quel ladro. E oggi no, dai, faccia. Io scendo e gli emino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sia benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio, non ho fatto sapere più niente del comune. Niente, eh? La domanda l'ho fatta, ma questi non rispondono. A me chiama amico tuo, no? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sia benedetta fra le donne. E mi raccomando, attaccali, perché io faccio il giro. E se te sgamo? So cazzi. Oh. Oh. A quest'ora saliva? Ci ho avuto il funerale del nonno. Ci stai o dormi? Dai allora. Nate? Aria? Tutti i giorni la stessa canzone di me. Tutti i giorni la stessa storia. Avvocato, io non mi sento tutelato. Capito, avvocato? Non si sente tutelato.
C'hai la faccia come il culo! I clienti non vengono perché non vogliono sentire sto casino e merda e vanno altrove. Ecco perché non tengo i soldi dell'affitto, avete capito, avvocato? Sti due zuccolini. A me mi fanno scipassa, sti due scazzacazzi! Io l'ammazzo! No, 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 la prego, la prego, Guglielmo, se fa così, passiamo dalla parte del torto. Avete sentito che ha detto? Ho sentito. Vale il rimborso, vuole! Roba che è un anno che sta qua, sono 9 mesi che non mi paga la lira! Voi mi avete dato un locale pezzotto! E avete rotto il cazzo pure voi! Basta con sta lagna! Per favore, Guglielmo, se continua così, peggioriamo la situazione, non lo capisce? Ha ragione l'avvocato vostro. Voi calmo dovete stare. Calmo, calmo! Calmo un cazzo! Andiamo, andiamo. Andiamo. 50 anni ci ho messo a comprarmi sto locale. E prima mi mandano in pensione, dice che sono cambiate le leggi. Poi mi ci fanno pagare le tasse, anche se non ci posso lavorare. E adesso arriva sto stronzo che non mi paga manco l'affitto. E manco lo posso sfrattare, ma com'è possibile? Lo so, Guglielmo, lo so. Ma le confidi nella legge. Sì, buonasera. Quasi pronto, se ne portà quelli che c'ha per me ballarti. Oh, accendi il suo cervello che prima o poi ammazzi una persona. Dai, Aliu, oh, raccoglili dopo. Dai. Oh, Aliu, te ne sta qua a destra. Mi dispiace per nonna Romolo. La macchinetta che c'è qua fuori, ma quanto costa? Oh, che amico tuo, gli straordinari qua non ci pagano, capito? Va a lavorare! E che c'è crisi, c'è proprio crisi, non è che... La prossima volta te la do 40. Ho capito, ma io c'ho bisogno adesso. Vabbè, famo che stavolta mi ha fatto un favore, su. Ma che favore? Sciacà, non giocare, accessi 20 euro. Sto a parlare con te. Guarda che ti denunciamo, eh. Sui manifesti non c'è star timbro del comune. E allora? E allora non sa regolare. Ma non sai che quelli sono manifesti elettorali? Non sono mai stati regolari. Lavoro. Te famo vertenza. Sì, lavoriamo nero e te famo vertenza. Beh, come te metti? Ti piace per sindacalista, paure. Ma io dico demolificare perché per due spicci. Infatti. Ma che brutto mondo. Cioè. L'ha attaccati? Fine. Guarda che faccio il giro. Che fa sto giro. Cioè. A vero. Ma che fai? Non te ne vai a casa? Vuoi venire a cena a casa mia? E andiamo, no? Thank you.
Caro Mole, guarda un po' che te sta a fare mamma tua. Ciao. Ciao tesoro. Ah, ho preso questi. Grazie. Ah, bravo. Ho vinto 20 euro, mi prendi tu. Hai chiamato il dottore? Ma quale dottore, dottore? Queste sono cure estetiche, ci vanno troppi soldi. Estetiche, non cammini più. Ma che sta a combinare? Ma che ne so, sta a fare un casino da un po'. Voglio vedere che c'è. E che c'è? Appartamento del Ferri. Voglio vedere che stanza c'è dietro a sto muro. Ferri c'ha un sacco di soldi. Sta casa è chiusa da 2 anni. Ma sa quanto cazzo gliene frega se ci piamo una stanza? Ma stai sul serio? Sì, sì, magari qua dietro c'è una camera da letto già arredata. Ma che so, più stronzo degli altri io. Papà, buono. Papà, sta scamocciando, ma che c'hai? Se non mi fa entrare nel locale, io quello gli stacco la testa. Prendo il fucile e gli stacco la testa. Domani mattina vado là e gli stacco la testa! Ma non serve a niente, non serve a niente del sabato, non te devi agitare! Ma che cazzo dici te? Che cazzo parla tu, mi parla? Che avresti ammazzato le botte! Che cazzo dici? Che cazzo stai a dire? Scendi da sua letta, dai. Fammi dare una pulita. Lo faccio io, lo faccio io. Chiama tua madre. Ma guarda che cazzo hai fatto. Che no? Era a casa. Credevo di tua madre. Io ci sono 2 biglietti. È l'unico svago che c'ha, però non esce mai di casa. Ma qua tutto conta. E poi a casa che vuoi che dico? Hai già deciso tu, no? Ma come faccio? Ma che ne voglio una casetta tutta nostra io? Sì, sì, lo capisco. Ma io non so quanto resisto. Perché compriamo quella cosa? Quella macchinetta che mi ha fatto vedere. Quale? Quella per fare i smarti, le unghie. Eri brava a fare le mani. C'era in vergine prima che nascesse la bambina. A casa pure a quello serviva. Devi farci le mani per strada? Con tua madre che i piedi ammolla e tuo padre che strilla. Io non so quanto resisto. Ma dice il timore che devo fare? Che devo fare? Me li metta a rubare? Maria, è pronta a cena? È da noi che è pronta. Mauro non viene? 4 anni gli hanno dato. Non sai? Non è niente dentro sta casa. Oh, Ciro. Ciao, buonasera. Ti posso parlare un attimo, per favore? Ecco, meno male. Parla liberamente. Siamo soci al 50%.
Perché non stai a pagare l'affitto a papà? Un attimo dentro, E sono cose da dire davanti a un ragazzino, questo. Ma tu l'hai capito come vanno gli affari qua? No, dimmelo tu, come vanno? Male. Anzi, malissimo. E oggi fatta una distruzzata proprio al suo posto. Se continua così, io me ne devo andare. Troviamo una soluzione. Una parte riesce a dargliela, non dico tutto, però è un anno che non lo paghi. Dai, ci sta a perdere la salute, papà. Ma tu lo sai che tuo padre oggi è venuto qua e mi ha messo le mani addosso? E deve ringraziare a Dio che non lo vado a denunciare. Papà, ma che dici? Ma c'ha 80 anni, non mi hai fatto male una mosca, è la persona più buona del mondo. Io sono venuto qua per cercare una soluzione, per trovare un accordo. Però se mi dici così, allora sto a perdere tempo. Allora c'ha ragione papà che sei un delinquente, che sei un criminale, scusa. Ma come ti permetti? Tu vieni qua, a casa mia, davanti a mio figlio, e mi tratti con mano struzzo. A te! Ah! Vecchio? Come va? Fino a vecchio. Beh, vi sposate? Non subito. Ci aspetta. Sì, fallo aspettare un altro po', così davvero male delle vecchiaie. Oh, sei diventato geloso? Ti vedo un po' stressato, dovresti andare in vacanza. Sì. C'ho una lira, come ci vado a sta vacanza? Trovate una ricca. Così magari sistemi anche tuo padre. Senti un po'. Non è Giulia Clius che canta questo gruppo? No, non è lei. Sì, ne? No. Madonna. Stai, è troppo buona. Ma è tutta secca, ma piace solo a te. Ti ricordi quando è venuta a suonare a Feus? Che non mi ci hai mandato perché eri gelosa. Mi ero pure comprato il biglietto, 28 euro. Sardi puntati. Sì, sì. Che tempi. Beh, che c'è? E che c'è? Cioè che da quando ti siamo lasciati sei diventato ancora più bello. Chiamate, scopiamo. Chiamate e facciamo l'amore. Perché no? Perché no? Ma dai, l'abbiamo fatto mille volte, che te cambia una volta in più? È diverso, sono impegnata. Se vuoi ti faccio una sega. Ma che dai? Ti dici sul serio? Mm-hmm. Chiedi un po'. Vabbè, dimmi sopra. No. Perché no? Non è tradimento, sono una ragazza seria. Thank you.
Ma non è presto. Sono psicologo. Torniamo. Ma che fai? Rientra le 6 di mattina come l'altro? C'ho le chiavi di mamma, ne le conosco. Stavo a far piano per non svegliare. E fatti parla piano che dormono tutti. Ma quanto via il corpo, mi sta a venire l'infarto. Ma non l'avevi buttata quella? Ma infatti non l'hai vista. Spegni il caffè. Ma stare cazzo. Ah pure. Io! Dove sei stato? Sono uscito. Uscito con Samantha. Oh. Bravo coglione. Quella da canna ben vecchio. E te ancora gli sta presso. Ma sai che c'è? Ha fatto bene, c'ha ragione lei. Fatto bene. Ma sì, cioè, dai, Gesù, guarda come campiamo, guarda come campo. Oddio, ma perché deve lasciarsi le cose sul tavolo? Io non ce la faccio più, Romolo. Deve cambiare qualcosa, voglio svoltare. Vuoi svoltare? Cioè, come vuoi svoltare? Non lo so, faccio un magheggio, faccio un impiccio. Non lo so, qualcosa mi invento. L'impiccio? Sì. Te? Beh. Ti ricordi la prima volta che mi sono venuto a piedi guardia? Beh, certo. C'hai 15 anni. Ti sei messo a piangere come un fregnone. Vabbè, che c'entra? Pensavo che erano venuti per me. Per 4 CD masterizzati che ti vendevi a scuola. Ma svolta l'amore. Sì. Vuoi fare un magheggio? Sì. Va a dormire. Devo fare, dottore? Ma che devi fare? Romolo, sei serio? Hai fatto due rapine. Hai quasi ammazzato un uomo. 4 anni di reclusione. Adesso che finalmente ti vedo forte, ti vedo stabile. Dopo tutto il percorso che abbiamo fatto assieme, mi dici che devo fare? Tu non puoi pretendere di risolvere i problemi del mondo. Pensa a te. Io capisco le preoccupazioni, le ansie, capisco tutto, ma devi pensare alla tua vita, a quello di cui hai bisogno tu. Ma lascia che gli altri facciano le proprie scelte. Non ti puoi fare carico di tutto. Anzi, lo sai che ti dico? Devi essere un po' più egoista. Io non so se io faccio. Ma che vuol dire? Non lo so che vuol dire. Non lo so che vuol dire. Non lo so. Io prima ci ho bisogno di questo.
Perché ti credi che solo te c'hai i problemi? Romolo, noi possiamo scegliere. Tu hai scelto bene. Lo hai fatto già da tanto tempo. Fidati di non deludermi. Devo andare a lavorare. Grazie a tutti. Ciao. Io. Oh! A Mauro! Ma perché non rispondi? C'è sta tu fratello? E gli devo parlare di una cosa! Che cazzo vuol dire che devo parlare con mio fratello e non mi vuoi dire perché? Ma che te lo dico a fa, Mauro, dai? Mi serve un consiglio, su. Un consiglio? Da Romolo? Sì, ne... E cioè? Ah, senti, ho incrociato Samantha col vecchio ieri. Lo sai che è proprio un bell'uomo, ma l'avevo sottovalutato. Sai che sei proprio stronzo. Che vuoi dire? Ecco il caffè. Il caffeinato. Corretto. Assieme. Insomma. Voglio fare una rapina. Tu mi hai svegliato per dirmi sta stronzata? Ai cinesi. Ai cinesi. Ti ricordi quella volta che t'ho accompagnato da tuo fratello per ripetizioni? Beh. Ho trovato i cinesi. C'hanno un giro desordi, depressiti, so tutto. È lavoretto pulito pulito. Lavoretto pulito pulito, ma ti senti come parli? Sei impazzito, sai? Raga, scusate, ho fatto prima che volevo. No. Allora come? Allora che mi dovevi dire? Diglielo. Vuole fare una rapina. Sabò, metta da sede. Lo vedi? Allora arrivano un treno. Poi chi? I cinesi. Sono pieni tesori questi, Fabie. E li portano direttamente loro. Però so da prendere contropiede, capito? Che loro arrivano, noi arriviamo e Enza aspettano, eh? Ma arrivano dove questi, oh? Ma che cazzo stai a dire? Tu te vedi troppi firme, capace che ci menano pure. Ah, hai capito perché voglio parlare con tuo fratello? Piove! Buongiorno. Due caffè, grazie. Pure, guarda addosso, raga. Io non ne voglio sapere un cazzo. E non ti azzardare a mettere in mezzo mio fratello, capito? Paga. Sei un pezzo di merda, sei! Ma che è sta roba? No, no, niente, niente. Questa è roba, lascia stare, no? Io già l'ho detto a tuo padre. Qua non si può entrare. Oh! 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 Pezzo di me! Pezzo di me! Io ti ammazzo, capito? Pezzo di me! Morta nonna. No, mi dispiace. Vabbè, che c'è? Che mi volevi dire? Mi preoccupa Mauro. Mauretto? Che c'è Mauretto? Che c'è? Mi serve un lavoro, qualcosa per capire. Però... sto un momentaccio per l'azienda, siamo già troppi. Poi ci stanno i sindacati che ci stanno col fiato sul collo. Però per Mauretto una soluzione va trovata. Famo così che magari risolviamo un problema tuo oppure un problema mio. Ma quello là. Quello là. Che cazzo c'è sta a fare?
a rubare lavoro agli italiani. Te ci lavori di anche a fianco tutti i giorni, no? A me mi basta che fa una cazzata. Pure piccola. Grazie, grazie. Lasciamo sta. Mi ammetto qualcos'altro. Sapete chi l'ha denunciato? Mauro! In casa, in casa. Basta! Basta questo strazio! Me ne rotto il cazzo! Non ce la faccio più! Ma siete sicuri che non state a cercare Romolo Borri? Mangoura, signora, io in italiano parlo o non parlo in Italia, me lo dica a me. Ma che gli dovete fare? Signore, il procedimento normale, due parole, quattro domande, che gli dobbiamo fare, ragazzo? Vi faccio un bel caffè? Eh? Vi posso fare un bel caffè? Non ti sento! Aspetta un attimo! Non ti sento, aspetta un attimo! Che succede? Ma chi? Mau! Ma che stanno a dire? Ma devi stare calma, però non te devi agitare, devi stare tranquillo! Ma chi è sparito? Lo trovo io! Lo trovo io! Non ti preoccupare, te chiamo io! Te chiamo io! Ciao! Ciao! Senti un po', e com'è che tuo fratello non si è presentato al lavoro? Quando parli di Mauro ti riesce qua la bocca. Mamma mia, quanto volevamo parlare di una cosa. Ce l'hai un minuto?
Sì. No, perché? Che è successo qualcosa? Messo bene. Sta cercando Moretto. Che hai visto per caso? Non mi pare. Com'è? Sta sempre in giro. Sai tutto di tutti. Eppure se fosse, perché tu lo dovevi? Vanno a paro, Ruggè? Vanno a paro. Quando tuo peccato stava a fare il lavoro mio. E mo' fermato, invece. Prima o poi qua da ripassare. A quanto non mi hai visto. Ancora, però. Hai visto lì che roba? Sto pezzo di merda. Se lo vede papà, al minimo gli viene infarto. Ma io che non lo vede. Ma io che non lo vede, come fa? Mamma è preoccupata. Capito, ha fatto una cazzata. Non lo so che mi ha preso. Ma perché sei stato te? Beh, sì. E hai menato te? Sì, mi sono fatto pure una cifra umana a mano. Che cazzo te ridi? È una cosa grave. Che devo fare io, mo? Tu quindi ammetti di aver picchiato De Gregorio? Sì. Ieri pomeriggio dice la denuncia. Prima l'hai colpito al volto e poi l'hai sbattuto la testa sul marciapiede. Vabbè, però prima lui mi aveva aggredito violentemente. Ma scusa una cosa, se tu sapevi che la polizia ti stava cercando, perché non ti sei fatto vivo subito? E vabbè, ero spaventato. A me non mi è mai successo d'essere stato aggredito. Perché l'avrebbe fatto? Ma come perché? Perché l'ho beccato che rubava il negozio di mio padre, io ho detto. Rubare? Che cosa deve rubare? Che quello stava al negozio suo. I termosifoni, le piastrelle, gli scaffali, i rubinetti, tutto si è rubato, tutto. Quando sono arrivato si stava portando via due caloriferi. Ha capito di chi stava a parlare? Quindi, colto in flagranza di reato, il De Gregorio ti avrebbe assalito. No, non me l'avrebbe, me ha assalito. Non ti sembra una reazione un po' esagerata?
chiedevoti. Poi c'è una cosa che non mi torna. Tu sei incensurato. Come, certo. Sei una persona a modo, c'hai gli studi superiori, stai facendo il concorso in comune, che devi fare il postino, c'è un futuro. Che postino? Vabbè, infatti, comunque quello che è strano che una persona così a modino come te prende e picchia con questa violenza una persona come De Gregorio. Disperazione, no, sono persa la testa. Io sto solo tentando di aiutarti, di capire se tu hai agito veramente da solo. O se qualcuno con qualche precedente penale, un amico, un familiare. No, non ci provate proprio. Non mettete in mezzo mio fratello, che in questa storia non c'entra proprio niente. Niente. Senta, se vuole sapere la verità, se qualcuno mi ha dato una mano, quelli siete stati voi, e noi è un anno che è un anno che vi stiamo a dire che quello c'è ruba e voi non avete fatto mai niente. Te credo che poi uno arriva a esasperazione, no? Vabbè, ma io ho fatto qua. Posso andare? Però rimani nei paraggi, vai. Arrivederci. Tutto a posto, sta tranquillo, una sciocchezza. Ha chiamato tua madre. È appena arrivato l'ufficiale giudiziario. Beh, domani ce li danno al locale. Bravo Romolo, ti ho fatto abbracciare. Aspetto il rapporto. Oh! Che fa qua? Ma dove cazzo sei finito? Ti ho chiamato 30 volte. Ma che sei gelosa? Quando ti chiamo mi devi rispondere, hai capito? Che sei gelosa sei? Alla finita. Vogliono. Ci posso credere? Ho capito, non ci sta a capire il cazzo, sono cose mie. Invece te hai capito tutto. Più o meno. Senti un po', Fabri, mi hanno chiesto se sei libero, ti è pronto. A mamma e papà però ancora non gli diciamo niente. Ma io non rimango a cena, eh? Perché? Dove vai? Passa via per culo. Ciao. Ciao. Provatela un po', se va bene. Bene, sì. Aspetta, mi dispiace che no, c'è le mani sporche. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ecco qua. Ecco. È andata, oh. Ma allora no, Cenerentola eri te. Ecco, sì. Beh, madonna. Mi sembra veramente del senato, guarda.
E allora questo stasera che... vado a ballare con un'altra. Come dire a sinistra? Chiudi la porta per cortesia. Mamma mia, quanto sto a far carino. Senza fondo, sai. Ma come fai? Da metti tutta sta roba? Vai. No, no, no. Ma insomma, ma te alla fine perché mi ha lasciato? Perché sei noioso. Io sono noioso. Non ti mangi la coratella, mangi sempre la pizza con i funghi. Fa niente, niente sorprese, niente improvvisazioni. Questo è tutto qua? Mm-hmm. Ah, ma allora se è solo questo vuol dire che magari in poi sei ancora innamorata di me. Poi sei. Madonna, quanto ti voglio. Che è? Ma che c'è il dottore? Oh, Sama, ma che c'è il dottore? No, che mi sento... Pure io mi sento tutto... stasera. Guarda, senti, com'è? Che mi passi la carta? Eh? Passi la carta. La carta. La carta. Tieni. Che me la fai una limonata? Vedi che stai subito bene. Occhio che è calda. Grazie. Quello è il dottore? Circeo, lo riconosco, ci sono stato pure io. Sulle Bahamas. Certo, ammazza come ha arredata sta casa. È proprio, come si dice? Cioè, guarda il colore della parete, ma che è? Ho scelto io. Sì, Ma perché non ti stai zitto?
vanno a stare male? Mi manchi un sacco, amore. Guarda che te ci posso portare pure io ai Bahamas. Capito? Che c'hai? Le senti male un'altra volta? Che c'hai? Mi hai fatto lavare i denti. La famo noi. Ma che? Ma come che? La rapina? La famo noi. Ma sei serio? Sì. Ma che cazzo dici? Ma andiamo? Che è? Te stai a cagare sotto? Oh, se voi non ci state io la faccio da solo, eh. Oh, ma te sei bruciato il cervello. Vuoi fare una rapina ai cinesi? Sì. Senza te Romolo. La famo noi. Vedi io. Ma hai sentito questo? Ma che ha sentito in poco? Lo dovevo far sparire. Ma vaffanculo. Appena arrivati già se ne vanno. Vai un po' dietro a questi.
esci dalla macchina, pezzo del merda! Sì, sì, no, si risolve tutto. Mettete qua! Si risolve mettete tutto! Qua. Mettete qua! Si aggiusta tutto! Si aggiusta tutto! Mettete il ginocchio! Sì! Che cazzo ne guardi? Guarda per terra, non mi devi guardare! Non mi guardate, ho detto! Che cazzo ne guardi? Non mi guardare! Paura! Ma che te sei impazzito? Ma buttate sti sacchi e andatevene a casa. Cazzo! Che pensavo? Non era buono quello stronzo era tuo fratello a fare sta roba. E ci avevo riuscito con questi due coglioni. Pezzo di merda. Ah! Quando parli di mio fratello, ti devi sciacquare la bocca, capito? Che cazzo stanno a fare con questi sacchi? Andiamo, sbrigatevi, dai! Glielo spaccate la faccia a quel pezzo di merda. E se ti denuncia, stiamo tutti in mezzo a merda. Sì, grazie. È una parola sua contro la mia. È la parola nostra contro la sua. Riga. Siamo ricchi. Ma siamo ricchi. Guarda quanti so. Guarda quanti so. Guarda quanti cazzo sono! Sono troppi! Come sta? E poi siamo tornati subito sul posto e abbiamo trovato quello, lo sciacallo, steso, ferito, per terra. Abbiamo chiamato i soccorsi immediatamente, eh? Forse i cinesi l'hanno fregato. Quanto ci avevo, sciacallo? 30.000 euro in contanti nel cofano della macchina. Vedete che questi hanno rubato i cinesi? Quindi, boh, niente cinesi, niente sordi, e mi ha buttato sti mesi al cesso così. Che facciamo, commissario? Commissario, che facciamo? Rinunciamo ai pesci grossi, ci tiriamo agli uni. Che ci fanno? Voglio provare una cosa prima. Mica si sveglia se ha sottotitoli, no? No. E poi com'è? Che vuoi? E com'è? Com'è che sei tornata a quest'ora? Successo qualcosa al lavoro? Che è successo? Che ha fatto stanotte?
Ah, ma che vuoi? Rispondi bene, Mauri! Oh, sono stato con Samantha, ma che c'hai? Con Samantha? Sì. E com'è che non vuoi dire? Ma oh, saranno affari miei. Mauri! Saranno affari miei. Oh, poi a te, ti piace che tu dici... Mauri, devi stare in campana! Se esce fuori qualcosa, ti stacco la testa. Non mi devi più per culo. Ti sei matto? Ruggero! Oh, ma che è successo ieri sera? Mi sai dire qualcosa? Oh! Allora! Che fai, mi rispondi? Oh, che sono, guarda io! Ma che è una battuta questa? Tu sei stato il meglio poliziotto che ci ho avuto, lo sai pure tu. Dammi una mano, Ruggè. Tu stai per strada tutto il giorno, dimmi che devo fare. Io rischio di mandare a puttane mesi di controlli e di appostamenti. E poi lo sai che c'è? Tu me lo devi perché io t'ho aiutato. Io ho rischiato il culo per stare dalla parte tua. Ma hai aiutato a fa che? A fa che mi hai aiutato? Io ero un poliziotto, te sei il commissario, noi non contavamo un cazzo. Te non mi puoi aiutare. Io soltanto una cosa volevo. Quello dovevamo rincarcere. Manco una settimana si è fatto. Ma tanto io continuo a cercarlo, che mi frega. Ma chi stai a cercare? Chi stai a cercare? Quello era un tossico, magari è pure morto a quest'ora. È un assassino. E non è morto. Vabbè, ma che vuoi fare? Scusa, fammi capire. Vuoi fare il giustiziere, eh? Ma lo sai quanti cazzo di casini hai fatto te? E quante volte ti ho dovuto fare il culo io? Eh? Aiutami, Ruggè! Gira qua, entra qua dentro. No, parcheggio, no, dai. Perché? Non ci penso proprio. Perché? Sto posto pensa di mignotta. Ma che stai a dire? Guarda, è carino dentro, ho visto le stanze. Ho detto di no. Ma dai, esamo, ho organizzato tutto. Ho detto di no. Lo sai qual è il fatto? Stavolta voglio fare una cosa bella, come si deve. Mi capisci? Ma che stai a dire? Crede che sei innamorata del dottore? Come in un attacco. Andiamo a passare troppo insieme. Ti conosco troppo bene, io ti conosco meglio di tutti. Ti conosco dal primo giorno che sei arrivata qua. Manco una parola d'italiano parlare.
sembra che incazzo questo posto del... Sta zitto. Sai perché mi sono innamorata di te? Perché? Perché eri diverso da tutta questa merda. E pure tu. Ma io vorrei sì. Guardi, non so. A me però un po' sì. Non so. Provi la lana. Se non mi sta bene. Come non ti sta? Visto? Sta bene. Hai visto? Mamma, io ti giuro che ti posso dare tutto quello che cerchi nella vita. Te lo giuro. Non voglio niente, amore. Non voglio niente. Maure, come vanno le cose? Tutto a posto? Oh, mi pare che hai visto un fantasma. Che cazzo ci fai tutta casa mia te? Ma che sei sbiancato? Hai fatto tutti questi progressi, ma che fai? Appena mi vedi, crolli tutto d'un botto. No, tutto d'un botto. Non è giornata, lasciami perdere. Oh, oh, aiuto! Secondo te come facevo? Faccio uno combattere! Non mi pare, lasciami! Che cazzo vuoi? Quello che mi aspettavo io, la metà di quello che hai pigliato tu. Ma che cazzo sto dietro, non ho preso niente, lasciami! Ma ti devo ringraziare la Madonna! Io ti sto facendo una proposta, quello che ha sentito pure mio figlio. Tutte cazzate. Ah sì, e allora io domani ti vado a fare una bella denuncia per rapina. La parola tua contro la mia, pezzo di me. Certo, e poi col cazzo che gli spendi i soldi, che fate tutta sta fatica, per mettere i soldi sotto terra, vai giù. Ti sei inguagliato, eh? Ti stai inguagliato assai! Va bene, faccio quello che vuoi tu. Faccio quello che vuoi, ma la condizione. Tu quei soldi che ti do poi da mio padre, gli paghi tutti gli arretrati che gli devi. Se a me non me ne fotto un cazzo di tuo padre, allora ammazzami subito, perché io non te do un cazzo. Okay.
Amore, è pronto. L'avevi smesso di fumare? No, ma era l'ultima, dai, Gesù. Non fa sentire puzza a tuo padre. Chiama tuo fratello, vieni venire a mangiare, che se no muro freddo. Però? Diventa tutto un incubo. Non lo so, prova in camera tua. Diventi leggenda. A fumare? No, ma di che, sei vicini, papà? No. Oh, concentrati e comincia il Gran Premio, eh? Ma per Parosso andai a messa? Non lo so, sta là, mi dici che stai a fare? Hai sempre zumpa, mamma. Ma mia, davvero pare un grillo. Chi ha ferma più, mo? Sai che palle? Bravo, Mauretto. Bravo di che? E chi ha dato i soldi per fare operazione? Papà. E ha dato i papà, amore? I soldi del negozio, del napoletano, lo sai? Quindi gli ha dato il napoletano? Adesso io, eh. Guarda che è andato tutto bene. È andato tutto bene. Almeno mo c'hai meno pensieri, no? No, non è andato tutto bene. È proprio mo che i pensieri ti vengono. Che vuol dire? Guarda che i soldi in te devi sparare, che da oggi tocca a te. Questo te lo lascio. Ma tocca a me a fa che? Oh, mi fai capire? Romolo. Abbassa il popolo. Dai, su, ma c'è il Gran Premio. Abbassa, ma... un attimo, vamo presto, i discorsi in isoffa. Allora, che succede? Cosa è bella, ma. Ah, meno sì, male. Ho preso appartamento alle ferie. Io e Lucia la bambina domani siamo andati. Ah, oh, meraviglia, che bello. Sei contento? Sì. Così ci potevamo parlare dal buco che ha fatto papà, eh? Ah, bello di che? A noi come ce lasci? Che Mauretto. Capirai, siamo freschi. Con 20 euro. Ma grazie. La porta a lavorare con me. Anzi, mettere a correre che ti faccio riga dritto, eh. Per il pochi, eh. Questa è la notizia. Sì. Dai, dammi un altro concetto. Ce l'hai il concetto? Oh, c'è la polizia. Com'è la polizia? Oh, buon appetito. Che c'è? Ti dispiace se dà un'occhiata, no? Ma che succede? Lo vanno a andare. Ma che succede, oh? Succede che è più bravo prima, Borri. Ma che sta a dire, scusi, Ti rubati tu i soldi ai cinesi. Mio fratello, non c'entra a cazzo, sta zitto, fallo parlare. Ma quali cinesi? Giovanni Borrelli, lo conosci? Io lo conosco io, il dottore mio. Il dottore di mamma, si è operata da... E l'hai pagato quei soldi che hai rubato ai cinesi. Che erano falsi. Per carità, precisi. Però falsi. Che significa? È stata sbagliata. Sta, non c'entri, ti stanno accusando di una cosa. Ma ora devi stare zitto. C'ho un cazzo. Andiamo. Yeah. Oh. Ma che lo portano via così? Oh! No! Stasera sta al caso. Che portato. Cosa, no? Bravo! Ispettori, quanto cazzo lo vuoi portare? Ho capito. Sì, la ringrazio. Buona giornata. We'll be right back.
dal cazzo.